una rotonda sul mare. Ah, sei qua. Cretino, sto uscendo, ci pensi tu a nostro figlio, deve fare i compiti, eh? Certo che ci penso io. Anzi, adesso lo chiamo e glielo dico subito. Simone? Simone? Simone! Non ti risponde, vero? No, perché non risponde? Perché si chiama Matteo! Matteo? Vabbè, sempre evangelista, comunque. Guarda che sto andando alla farmacia Massidda. Qui a Decimo? Fai benissimo. Io mi trovo benissimo, perché... è diverso, capito? Ti accolgono con un sorriso, si fanno due chiacchiere, ti consigliano il giusto e poi c'è l'ambiente proprio... è bello, io ci vado sempre. E pastiglie per diventare intelligente non te ne hanno mai consigliato? Beh. Vabbè, io esco. La farmacia Massidda nasce nel lontano 1976 grazie alla dottoressa Liliana Massidda, alla quale nel 78 si è affiancata la figlia Ornella Pelagatti. Dal 2012 è entrata a far parte dello staff medico anche la dottoressa Francesca, figlia di Ornella, quindi la farmacia Massidda è attiva da ben tre generazioni. Tra i servizi offerti ricordiamo le analisi di prima istanza per lo screening del diabete, disfunzioni metaboliche e altre malattie, e le giornate a tema con la partecipazione di consulenti di dermocosmesi, alimentazione senza glutine e dello sportivo. Negli anni il mondo della farmacia si è evoluto e noi abbiamo deciso comunque di mantenere un modello dinamico e attento alla tradizione. Una farmacia al passo coi tempi, moderna, però che non perde di vista il filo della tradizione. Già i capelli bianchi vogliono dire qualche cosa, quindi per noi è molto importante la preparazione di prodotti introvabili, quindi abbiamo e curiamo con molta attenzione il laboratorio galenico di cui la nostra farmacia è con orgoglio fornita. Per noi è fondamentale offrire un servizio di consulenza, ascoltare e dare dei consigli. Tutto questo grazie anche alla collaborazione di farmacisti e commesse che lavorano presso la farmacia Massidda da decenni, una squadra di sole donne tutte carine e sorridenti, in continuo aggiornamento professionale per essere al passo con i tempi. Capito? Io domani glielo dico che non l'amo più. Io glielo dico oggi.